Bonjour à tous. Ciao a tutti, benvenuti. Siete su Business Planet da Maribor in Slovenia. Dunque, 2 tonnellate di rifiuti pro capite è quello che ogni anno genera il settore delle costruzioni in Europa. Alenka, grazie. Tu hai guidato il progetto europeo Rebirth per il riciclo di tutti questi rifiuti edili nel tuo paese. Sì, è vero, siamo consapevoli che in edilizia e ingegneria civile possiamo utilizzare grandi quantità di materiali di recupero. Questo per noi è molto importante, visto che nel 2020 contiamo di raggiungere il 70% di tasso di riciclo. E per meglio comprendere ciò che è stato fatto qui e i risultati ottenuti, guardate questo. Siamo in direzione sud-est di Maribor. Ci rendiamo conto di quanto questo grande cantiere generi dei rifiuti. La prova che questa zona è ora un modello per l'economia circolare slovena, in quanto queste tonnellate di cemento e acciaio saranno completamente riciclate. Il calcestruzzo sarà riutilizzato per la costruzione del terreno di base della strada, il resto utilizzato come nuovo prodotto. Che tipo di rifiuti possono essere effettivamente riciclati? Quanto è importante, ad esempio, effettuare il riciclaggio più vicino possibile al cantiere? E a quale costo? Nell'ambito del progetto Rebirth, centinaia di imprenditori sloveni hanno partecipato a conferenze o manifestazioni che hanno permesso loro di rispondere a tutte queste domande e cominciano anche ad acquisire nuovi spunti di riflessione. Facciamoci fare una consulenza specialistica da un ingegnere esperto in riciclaggio di materiali da costruzione. Con l'esperienza e le informazioni che abbiamo acquisito, noi e gli imprenditori abbiamo cambiato il nostro modo di pensare. In questo modo abbiamo trovato nuove opportunità di business. Nel nostro sviluppo diamo attenzione alla combinazione di rifiuti, diversa da ogni tipo di settore, in base alla loro origine. Un'altra buona notizia per l'ambiente è che il numero di discariche illegali in Slovenia è in calo. Alenka, tu stai seguendo questo progetto dal suo inizio qui in Slovenia. I risultati ottenuti oggi sembrano molto incoraggianti. Sì, è vero, il tasso di riciclo di rifiuti da costruzione e demolizione è più alto del 10% e al tempo stesso c'è l'1,5% di risparmio delle risorse naturali. Rebirth è stato finanziato da LIFE, il progetto europeo che da 25 anni ha sostenuto finora oltre 4.000 progetti per migliorare l'ambiente, la conservazione della natura e il clima. LIFE, inoltre, entro la fine del mese lancerà nuovi bandi per chi volesse presentare nuovi progetti ed ottenere finanziamenti per i prossimi 4 anni. Alenka, alla fine il fatto che il settore delle costruzioni sia aperto all'economia circolare è una vittoria, una buona notizia. Sì, è un nuovo business e allo stesso tempo è utile per l'ambiente. Grazie Alenka, altre informazioni le trovate sulla pagina internet di Business Planet e su tutti i nostri social network. Un saluto e alla prossima.